cresciuto bene qua. Che sul tavolo si versa il tronco, i soldi. Avanti, questa è prova di forza. Un incredibile scenario operativo, quello del Wolf Tactical Training Camp, costituito da oltre 14 milioni di metri quadrati boschivi, replica molto suggestiva dell'ambientazione dell'omonimo film del 2013 a cui l'evento si ispira. Una recon nel sim in cui non solo devi sapere combattere in team, ma devi saperti arrangiare insieme ai tuoi compagni in una natura selvaggia e contaminata. Amici Softlander, tutto questo è da sempre l'alone survival. Quest'anno, dopo la forzata pausa imposta dall'emergenza Covid, si riaccendono i riflettori su questa gara soft, dove la prestanza e la capacità di operare insieme per raggiungere obiettivi in ambiente ostile sono le caratteristiche richieste ad ogni team per arrivare in fondo alla tremenda 24 ore. Ma l'alone survival non è solo questo. E anche scuola di vita e palestra per confrontarsi con se stessi e con gli altri, dove il software non rimane solo un gioco, ma ambisce a diventare qualcosa di praticamente più importante. Dopo tutta questa premessa, non potevamo che parlare di questa manifestazione che, con i due ideatori, creatori, che sono appunto Otto e Lorenzo della Wolf Tactical. Lorenzo e Otto, benvenuti. Ciao Gaio. Ciao. Grazie, intanto... che bella rappresentazione. Vabbè, c'è... Allora, intanto chiediamo subito ai nostri ascoltatori se ci sentono e ci vedono bene, così poi andiamo avanti con le domande che vi volevo fare. Beh, dai, sì. Siamo qualche minutino. Ok. Non ci vedo. Allora, ragazzi. Ci sento, ecco. Bene, sentite, allora ragazzi, siamo giunti ormai alla sesta edizione del Survival, riconosciuta fra l'altro dal CONI come gara di interesse nazionale e che si terrà, Covid permettendo, il 5 e 6 giugno in provincia di Parma. Ma la domanda è: come vi è venuta in mente questa idea? Ma mi è venuta in mente molto tempo fa, ovvero noi andavamo già in quel bellissimo posto a Varano de Melegari per fare altre cose. Ad un certo punto abbiamo detto: ma perché non provare a fare una recon a pattuglie di software? E abbiamo messo giù le basi semplicissime, perché poi alla fine la storia di base è molto semplice e tutto il resto la fanno ovviamente i giocatori, lo scenario e tutto il nostro orgoglio e tutta la nostra passione nel costruirla. Quindi eccola lì, è nata così e poi si è sviluppata con il tempo. Io sono un gregario perché prima sono andato lì a giocarci, diciamo che il giocare non è proprio... Sì. Abbiamo un problema di audio, mi sembra.
Ora vediamo se la regia riesce a risolvere. Vediamo se riusciamo a recuperare sia Lorenzo che Otto. Intanto vediamo, rimandiamo il video, vediamo un attimino se intanto nel frattempo riusciamo a recuperare i nostri due baldi eroi della Lone Survival. C'è qualche problema di connessione? Intanto state vedendo le immagini che si riferiscono alle edizioni precedenti appunto della Lone Survival. Quindi una, si è detto, una gara Milsim dove, ecco, sento qualcosa, forse stiamo ritornando in diretta con Otto e Lorenzo. Comunque dicevamo, una gara survival su Milsim, ma che ha anche le caratteristiche un'esperienza survival molto affascinante, ma anche molto impegnativa. Lorenzo, Otto, ci siete? Come potete vedere dalle immagini, i team che partecipano sono diversi, vengono un po' da tutte le parti d'Italia e alla fine appunto viene nominato un team vincitore. Le edizioni sono state, c'è stata anche un'edizione invernale e tra l'altro le ultime edizioni sono state anche caratterizzate da purtroppo anche del maltempo, che però non ha fermato tutti i team partecipanti all'evento. Naturalmente ci vuole preparazione fisica, di sicuro, ma anche appunto compattezza del team per raggiungere gli obiettivi che poi i nostri amici Lorenzo e Otto, con l'aiuto di Rangers e via dicendo, tentano di far diventare più difficoltosi, diciamo, e mettono alla prova diciamo i vari team. Ora dovremmo esserci, quanto mi dice la regia, a momenti dovremmo recuperare tutte e due. Abbiate ancora un attimo di pazienza e ci dovremmo essere. Per adesso vedo solo me, ma eccoli. Oh, vi abbiamo recuperato finalmente. Ci ha lanciato quando ha parlato lui, ci ha sparato fuori. Vabbè, nel frattempo ho intrattenuto io i nostri ascoltatori. Vai, gli ho fatto un pochino di storia della Lone Survival da quello che ho preso anche da voi. Grazie. Ecco, un po' ne hai già parlato, Lorenzo, si è capito che la località qual è, appunto, Varano. Ma sì. Quali sono le difficoltà oggettive di questo terreno? Allora, guarda, il terreno, noi l'abbiamo chiamata Lone Survival perché veramente il terreno è particolarmente aspro e sembra moltissimo l'orografia dell'Afghanistan, quindi in quel periodo Lone Survival era un film che andava molto e ci richiamava un po' questa cosa. Diciamo che il terreno è un susseguirsi di zone brulle, di vegetazione, di saliscendi, che così a vederli da fuori sembrano facilissimi, poi quando cominci a camminarci non è proprio una passeggiata. E poi bisogna dire che le condi meteo generalmente non sono poi così generose. Se non piove fa tanto caldo, e se non fa caldo fa freddo, ma tanto freddo. Quindi le condizioni sono sempre estreme, o piove tantissimo, o fa caldissimo, fa freddissimo. Sì, ne parlavamo proprio nel momento di vostra assenza, ricordavo che mi sembra una o due edizioni sono state bagnate dalla pioggia, come si suol dire, e quindi è naturalmente sottinteso che la Lone Survival si tiene con ogni tipo di tempo. È una survival, quindi assolutamente sì, si tiene con qualsiasi condi meteo e ovviamente anche questo fa parte della Recon in sé. Sentite ragazzi, voi dite sempre nella presentazione che questo è un evento estremo e mette a dura prova preparazione fisica, spirito di team, equipaggiamento e tattica, ma non è quindi un evento per tutti, via. Ma a proposito di attrezzatura, che tipo di equipaggiamento e di ASG primarie e secondarie consigliereste per affrontare la Lone Survival?
Guarda, è sempre una bellissima domanda, no? Che mi fanno tra l'altro anche tutte le squadre, soprattutto quando non hanno mai partecipato almeno per una volta alla Non Survival. Quello che serve è quello che serve per una recon con, diciamo, il pernottamento, e quindi di fatto naturalmente la classica tenuta operativa di un soft gunner, le varie ASG che uno può scegliere, dipende un po' da che versante sta, una K piuttosto che un M4, eccetera, diciamo la classica dotazione di un fante moderno, più l'attrezzatura che ti porti nello zaino, oltre naturalmente all'idratazione, ai caricatori in più e un po' di altre cose. Proprio perché la Non Survival è concepita di come parti, devi avere tutto con te, devi sempre portare tutto, quindi anche nei momenti operativi, nei momenti combat, devi trasportare tutto quello che hai con te, quindi non è proprio così semplice. Partiamo dal fatto che è un giorno e mezzo barra due, quindi si pensa che la gente un filino si conosca, nel senso se io devo star fuori un giorno e mezzo, so bene o male quanta acqua bevo, cosa mangio, cosa mi serve, magari guardo prima che meteo danno così da prepararmi. E in base a quello mi preparo lo zaino. Il consiglio che a me viene da dare, anche perché ho fatto due edizioni giocando, di non esagerare, di non aver paura, perché comunque cioè, di fame non si muore. No, di Quindi, fame non è mai morto nessuno tranne lui. tranne lui che purtroppo vediamo. Di fame sicuramente no, di fatica e di sete sicuramente bisogna fare i conti, quindi sicuramente serve l'idratazione giusta, soprattutto se fa caldo. Non serve veramente a portare via tantissima roba, tante volte le squadre, specie alle loro prime edizioni della LON, portano via roba in più, che poi durante le edizioni successive cominciano a togliere, cominciano ad alleggerirsi un po'. Proprio perché, come dicevamo prima, sicuramente l'orografia del terreno non è così semplice da affrontare, è comunque una bella recon fisicamente sufficientemente dura, quindi meno peso si ha e ovviamente serve avere l'addestramento e l'allenamento per trasportare tutto questo peso, e quindi bisogna adattare il peso ovviamente a quelle che sono le proprie prestazioni fisiche e alle necessità. Io penso che sia fondamentale, ribadisco, l'allenamento, perché bisogna avere una bella prestanza fisica. Ho visto anche persone preparate parecchio fisicamente uscire non con il sorriso. Adesso non si vuole spaventare nessuno, però il bello di questa LON è proprio bello. Ecco, sentite, ma a livello organizzativo, come si svolgono i 2 giorni della Non Survival? Se si può sapere qualche cosa di più. Quello Allora, che si può diciamo dire, che quello che si può raccontiamo quello che si può raccontare, ecco. E a livello organizzativo la recon funziona un po' così. Il sabato si parte dalla DE, accompagnati dal proprio ranger, che è il nostro, diciamo, arbitro, che poi segue tutte le squadre. Si dovrà raggiungere un certo punto dove poi si costruirà il proprio bivacco anche per la notte. All'interno di questo periodo, diciamo dalla partenza fino poi alla sera in cui si accende il fuoco e si può pernottare tranquillamente nel proprio bivacco, succedono tutta una serie di cose, che nell'edizione 2021, avendo avuto modo di studiare e di poterci lavorare su un po', le abbiamo rese più interattive, un po' più combat. So che le squadre ne avevano voglia, quindi abbiamo aggiunto qualche componente combat, e saranno interattive anche con il nostro villaggio afghano, che è meraviglioso. Infatti, saluto i ragazzi, Andrea del SAR, eccolo qui, il grande Omar. E quindi al sabato sarà dedicato appunto a una serie di cose che faranno anche all'interno e con il villaggio. E poi abbiamo studiato un altro paio di cosine simpatiche che sveleremo naturalmente durante la recon, alla quale tu parteciperai, Gaio. No, non come naturalmente come atleta, perché non sarei in grado, ma con Come la videocamera. nostro componente, diciamo, della DE.
e fino ad arrivare poi alla sera in cui inizia fondamentalmente la parte survival, che inizia con il accendere il fuoco con l'acciarino e con, il, con la costruzione del bivacco, con il pernottamento. Ovviamente pernottamento è una parola forte, perché naturalmente occorre tenere il presidio del proprio bivacco, siamo in un'area particolarmente lontana da tutto e da tutti, selvaggia, e gli animali, noi scriviamo nel nostro book che il fuoco serve per tenere lontani gli animali selvatici, infatti ci sono, sono grossi, sono poco abituati a vedere le persone e quindi è necessario, è importante appunto tenere il bivacco presidiato con il fuoco acceso, che serve oltre che a scaldarsi appunto anche a questa cosa, e quindi è una bellissima avventura adatta a tutti, ma serve proprio uno spirito un po' avventuroso. E poi la domenica invece inizia la parte più combat, più recon, dove diciamo, farla semplice, le squadre di nuovo si muovono verso un altro punto prefissato, trasportando la loro cassa, che è diciamo la componente che è lo stemma della Lone Survivor. Questa cassa preziosissima che va protetta e ovviamente va conquistata la cassa degli altri. Quando si raggiungono questi obiettivi, poi ne aggiungiamo un altro perché siamo simpatici a sorpresa, e quando si sono raggiunti tutti e tre questi bellissimi obiettivi si può rientrare alla DE, ovviamente sempre percorrendo tutto il campo e cercando di proteggere tutto quello che si è conquistato. Quindi è una recon particolarmente impegnativa, ma è un'esperienza che poi tutti ricordano assolutamente. Sicuramente la cosa da dire è che non vince nessuno, nessuna squadra, nessuna persona, nessun individuo, nessuno vince, c'è solo chi arriva prima, però nessuno vince. Sì, noi facciamo ovviamente un punteggio, però esatto. Chi ha già partecipato alle edizioni precedenti sa che concludere la Lone Survivor è già di per sé un premio, perché è una prova con se stessi, col proprio team, è una prova più mentale che fisica, non è, come dicevamo prima, alla portata di tutti, proprio perché il team deve essere coeso, deve essere deciso, deve lavorare per obiettivi, e quindi ecco, terminare e sopportare la Lone Survivor è già di per sé un premio gratificante. Ecco, no, perché proprio in occasione della vostra assenza, io invece avevo sottolineato, perché ero convinto da questo punto di vista, avevo visto delle, diciamo, delle riconoscimenti, no, a fine gara, e l'avevo appunto diciamo equivocati come se ci fosse una premiazione di una squadra vincente, invece mi spiegate che sono dei riconoscimenti. Esiste. Esiste, noi comunque diamo un punteggio, perché è comunque bello mettersi, diciamo, in gara rispetto agli altri, e quindi alla fine c'è un primo, secondo, terzo classificato. C'è sempre quasi un premio anche per la squadra che si è immedesimata di più, che ha il miglior fair play, eccetera. Quindi sì, diamo poi dei premi perché sono belli e sono anche molto ambiti. Sì, e poi perché siamo fatti così, cioè, siamo ricchi di famiglia, non sappiamo bene come spendere i nostri soldi. Ma poi alla fine la cosa che tutti sfoggiano con più orgoglio è sicuramente la nostra patch della Lone Survivor, che riceve solo chi partecipa e sa che non è così facile guadagnarsela. Quindi ecco, questa, diciamo, noi lo diciamo sempre, sì, esiste una classifica, ma poi chi ha concluso la Lone Survivor ha già vinto per conto suo. Allora, diciamo, rassicurate tutti i partecipanti, chi parteciperà, che non mancherà il tradizionale mitico villaggio afghano. L'avevo messo per iscritto. Volevo anche chiedervi questo: so che sui Rangers organizzerete un corso, diciamo, prima della Lone Survivor, proprio per l'importanza che hanno nel sostegno dell'organizzazione, vero? Assolutamente. I Rangers sono i nostri arbitri e sono, diciamo, le persone nostre che si preparano tutto l'anno per supportare i team, li seguono dall'inizio alla fine. Quindi dormono con il team, si assicurano che tutto venga effettuato in estrema sicurezza,
soprattutto questa parte qua, durante gli ingaggi lato soft air naturalmente hanno anche la funzione di arbitro, quindi nel caso in cui uno venga colpito o altro o qualsiasi tipo di problematica la risolvono. E noi facciamo per loro, al di là della formazione continua che facciamo durante tutto l'anno, sono un bel gruppo che tra l'altro saluto tutti. Ciao. E che ringrazio fin d'ora, quindi si impegnano molto, e il giorno 16 tra l'altro saranno loro stessi per primi sul campo, e la cosa bella dei Rangers è che loro fanno sempre due Lone Survivor ogni anno, perché una la fanno di prova solo tra Rangers individuale, e poi la seconda viene fatta con il team. Quindi ecco, è sicuramente un grandissimo impegno da parte loro, una responsabilità grandissima, e di solito, lo dico senza alcun dubbio, la Lone Survivor funziona perché i Ranger sono veramente dei bravissimi ragazzi, sono delle persone stupende. È una cosa bella che ho notato in edizioni non è che è proprio, adesso è una piccola famiglia, perché da poche persone che c'erano, che non si conoscevano, adesso esserci anche in gruppo, quindi ci iniziamo a conoscersi bene, cioè si vede che vogliono appartenere o essere un Ranger, è stata una cosa bella che contraddistingue, no? È bello, sì. Vedo che c'è appartenenza. Questa cosa ci dà molta soddisfazione, sì. Diciamo, fortunatamente noi abbiamo molta richiesta di partecipanti come Ranger, facciamo una selezione, quindi chi è dentro è comunque un privilegiato, comunque una persona che merita, e questo ci dà moltissima soddisfazione perché loro lo fanno gratuitamente, anzi ci mettono del loro, ed è veramente un'estrema soddisfazione per noi. Si divertono e portano a casa sempre anche loro un'esperienza nuova ogni anno accompagnando squadre nuove. Sì, perché in parte mi avete già risposto diverse volte, ma alla fin fine cosa ti lascia la Lone Survivor? Posso rispondere io? No, vai. Lascia veramente ti prosciuga. Ascolti, si sente un pochino male, Otto. Si sente... vai. Un pochino a momenti. Mi guarda, sentite? Ora meglio, vai. Ok, allora, cosa lascia la LON? Poco, veramente poco. Perché in varie edizioni ho sempre visto gente svuotarsi, stanca fisicamente, mentalmente. È una cosa che, diciamo, cosa ti lascia? Sono dei ricordi, ma giorni dopo. Arriva qualche giorno dopo. Sì. È cosa indelebile, cioè ti dà delle emozioni solo arrivare... sul posto, la prima cosa che dici è sti cazzi, scusate, e dopo quando te ne vai dici sti cazzi. No, è proprio una cosa emozionante, una cosa che a me è rimasta dentro, e penso anche a tante altre persone che hanno partecipato come squadra o come Ranger. È proprio una cosa emozionante, non perché siamo qua e la facciamo noi, ma proprio è una cosa veramente, secondo me, unica per adesso. Poi ditemelo voi. Fisicamente quando si arriva sei talmente distrutto che non hai voglia neanche di parlare. Infatti una piccola novità di quest'anno, anche diciamo per evitare qualsiasi tipo di assembramento lato Covid, le pattuglie quando arriveranno poi la domenica che hanno terminato la loro missione saranno libere di riposarsi, ci sarà un piccolo ristoro eccetera, ma non faremo le premiazioni, quindi non li teniamo lì, e le faremo poi una live dove se tu vorrai la faremo con voi condividendo questa bellissima cosa, quindi faremo diciamo un debriefing successivo dove tutti si possono collegare con calma dalla propria abitazione e poi spediremo tutti i premi ai vari classificati. In modo che così quando rientrano, anche perché di solito piove, quindi c'è la voglia ovviamente dopo questa prestazione di rimettersi un po' in sesto e di rientrare, anche perché abbiamo moltissime squadre e vorrei dire che arrivano un po' da tutta Italia, arrivano dalla Svizzera, infatti saluto
ci sono parecchie squadre che arrivano anche dalla Svizzera e quindi hanno parecchia strada poi da percorrere per il rientro. Oh. Bene, amici Softgun, speriamo di avervi incuriosito con questa diretta sull'Allone Survival 6, naturalmente siamo alla sesta edizione. Noi di All For Shooter saremo presenti nei limiti del fisico, naturalmente, all'evento, per raccontarlo sulle nostre pagine, come appunto accennava Lorenzo. Nel frattempo ringraziamo Lorenzo Otto per essere stato con noi e vi ricordiamo, per tutti coloro che volessero rivederla, che questa diretta andrà, come tutte le altre, sul canale YouTube di All For Shooter. Lorenzo Otto, io vi saluto, se non ci sono altre domande. Più che altro ho visto gente che si era già galvanizzata, stiamo preparando, vedo, è bello preparare l'equipaggiamento praticamente mentre mi si ascolta. Quindi, grazie mille. È bello. Volevo salutare intanto tutti quelli che si sono collegati, salutare anche Marco che è un nostro amico. E niente, volevo ricordare appunto che l'Allone Survival si trova sul nostro sito, lo trovate su www.wolftactical.it, c'è una voce specifica per quanto riguarda l'Allone Survival e i posti sono praticamente sold out, tuttavia, contattateci comunque con un messaggio privato tramite qualsiasi dei nostri canali per vedere se si libera qualcosa magari nel frattempo. E soprattutto se vi va e se vi fa piacere, naturalmente seguiteci sui nostri canali, YouTube, Instagram, ne abbiamo un sacco, collegati ovviamente a All For Shooter, quindi con la possibilità di vedere anche gli aggiornamenti dell'Allone Survival, le altre cose che stiamo facendo, e quindi ci divertiamo molto, insomma, siamo qui. Come al solito noi vi ringraziamo. Grazie, ecco, ho visto passare appunto Ruggero che salutava, volevo tra l'altro ringraziarlo personalmente perché lui, tramite Xen Lombardia, ci ha permesso anche sul CONI di avere riconoscimento come evento di carattere nazionale, di interesse nazionale, che quindi in questo momento qua diventa importante, soprattutto anche per le squadre che parteciperanno, quindi la possibilità di fare allenamento e molt'altro legato a questo. Quindi grazie Ruggero. E niente, grazie a tutti quelli che ci stanno guardando, nonostante i nostri faccioni. No, non credo. Ringrazio i Ranger e do appuntamento a loro il giorno 16 di maggio e mentre per tutti gli altri 5-6 di giugno Lone Survivor 6. Sarà spettacolare, quest'anno sarà l'edizione in assoluto più bella, l'abbiamo attesa tanto, è un anno che la stiamo attendendo. Facebook mi mostra i ricordi, l'anno scorso stavi facendo questo, l'anno prima stavi facendo questo, l'abbiamo saltata ma siamo pronti a dare... Sì, a dare tutti noi stessi e con qualche cosina in più che renderà l'Allone Survival. Ecco, non so se l'avevi detto quando ci siamo scollegati, abbiamo pensato ovviamente a questo fatto, ovvero che le squadre sono comunque tante squadre, sono ferme da più di un anno. Ferme da paese, esatto. Ok, e quindi abbiamo leggermente appiattito. Dito. Appiattito la zona dove andremo a fare la Lone Survival. Okay. Quindi servirà comunque un'ottima prestazione, un attimino più leggera e qualche puntino di combat in più, però lo scopriranno quelli che parteciperanno. Perfetto, più l'aspetto combat, diciamo, sì, abbiamo capito. Beh, ragazzi, non vi resta che dirci, ci vediamo in zona operativa. Assolutamente sì. Grazie di essere stato Carlo, con noi. Grazie al For Shooter e a tutti quelli che ci stanno guardando e ci vediamo presto. Perfetto. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao.